Un'opera pubblica non utilizzata da anni è oggetto di furti. Si tratta del depuratore di acque reflue per l'irrigazione che si trova nelle campagne andriesi. Ascoltiamo i dettagli nella scheda. Oltre al danno la beffa, un'opera pubblica abbandonata e oggetto di furti, a farne le spese l'ambiente e gli agricoltori che avrebbero dovuto ricevere un servizio. Ma procediamo con ordine. L'opera a cui si fa riferimento è il depuratore di acque reflue che si trova proprio accanto al depuratore della città di Andria, in contrada San Martino. Committente, come emerge dal prospetto tecnico, il Consorzio di Bonifica Terre da Puglia. Quest'opera, lo vedete dalle immagini, non è funzionante. Avrebbe dovuto prelevare le acque reflue provenienti dalla città federiciana depurarle e distribuirle agli agricoltori dell'area circostante per l'irrigazione nei campi l'obiettivo era evitare di impiegare le acque sotterranee di falda la cui disponibilità è sempre più scarsa le acque reflue o di scarico sono le acque utilizzate nelle attività umane domestiche industriali o agricole che per questo motivo contengono sostanze organiche e inorganiche e che possono recare danno alla salute all'ambiente. Queste tipologie di acque, dopo il loro utilizzo, non possono essere riversate direttamente nell'ambiente terreno, fiumi, laghi e mari, senza prima essere sottoposte a interventi di depurazione costantemente monitorati. Oltre che vasche di contenimento, con la realizzazione dell'opera sono stati costruiti anche pozzi spia per il monitoraggio del sistema idraulico e bocchette di colore blu per il prelievo dell'acqua e il suo utilizzo nei campi proprio queste bocchette sono state rubate e, a quanto dicono alcuni agricoltori, rivendute a poche decine di euro. Stando al prospetto tecnico che vedete nelle immagini, data inizio lavori il 4 luglio del 2008, data ultima azione 4 gennaio del 2010, costo di quasi 2 milioni e mezzo di euro. Sicuramente le vasche, i pozzi, le bocchette e tutte le parti che compongono l'opera non sono utilizzabili oggi e se si volesse mettere tutto in funzione probabilmente ci vorrebbe un investimento di pari costo. Gli agricoltori dell'area attualmente utilizzano pozzi propri o di proprietà di Arif, l'agenzia della regione Puglia che si occupa di attività irrigue e forestali. Si tratta di opere datate che proprio per questo hanno bisogno di continua manutenzione eseguita, per fortuna e non senza alcun rischio, da qualche operaio di buona volontà.